Ci siamo confrontati in maniera franca, come era necessario, perché dopo 4 anni, insomma, è inutile girare intorno ai problemi. Io ho sollevato la questione, che è almeno la quarta o la quinta volta, dal decreto, almeno in questa legislatura, dal decreto Gentiloni, che è stato l'esordio di questa legislatura, passando per lo sblocca cantieri, per il decreto sisma, in mezzo varie leggi di bilancio, insomma, dove tutte le volte si torna a mettere le mani sulle norme e non si arriva mai alla conclusione. Questo combinato disposto di semplificazioni e decreto agosto deve essere l'occasione, e purtroppo il testo dei decreti legge che arrivano in Parlamento è sempre troppo stitico, è sempre molto asfittico, bisogna sempre aggiungere molto, non si capisce bene chi le scriva queste norme, nonostante noi abbiamo messo come regioni e come comuni a disposizione i direttori degli uffici, che sono ormai dei monumentali competenze tecniche sulla ricostruzione, gente che da anni, anni, anni lavora su questo, che ha scritto le norme e le ha proposte tante volte all'unanimità, da destra a sinistra, passando per i sindaci, molti dei quali sono civici e non hanno colore politico, tutti condividiamo le stesse norme e non si capisce perché il governo, quando fa il decreto legge, e il Parlamento, quando lo deve trasformare, non la vogliono scrivere. Io ho proposto di prendersi 48 ore, perché non ne servono di più, tanto siamo tutti d'accordo sui contenuti, per mettere insieme i tecnici di queste 4 regioni, gli uffici speciali delle 4 regioni del Sisma Centro Italia, quelli dell'ANCI, che rappresenta i comuni, cioè quelli che stanno in frontiera ogni giorno a applicare queste norme, che ci sanno dire come devono essere scritte perché funzionino. Bisogna fidarsi di queste competenze. Ho chiesto al Premier e al Commissario Legnini di fare questo lavoro e di cogliere questa ultima opportunità.